un secondo. Perfetto, per Mario puoi partire. Ecco, buona serata a tutti. Siamo ancora con Stefania Grasso e siamo protagonisti appunto di questa serata, oltre a Stefania, volto noto di Vercelli, insegnante di scienze naturali all'Istituto Superiore La Grangia, amante della fotografia, dei gatti e tifosissima della Juve. Abbiamo un giovanissimo talento della scuola media di Buffalora sopra Ticino, vicino Magente in provincia di Milano, Filippo Giacomelli, 12 anni, che è giunto alla guida, grazie appunto alla guida di Stefania, già alla sua prima pubblicazione. Ecco, parliamo di Traiettorie Romane, un manuale storico-scientifico dedicato alla cromlech del piccolo San Bernardo sopra la Tuvilla. Ecco, partirei proprio da questa sera, proprio da Filippo, chiedendogli appunto come è nata la passione per la storia romana. Allora, diciamo che la mia passione per la storia romana nasce quando avevo 3-4 anni, più o meno, quando mio nonno ha iniziato a raccontarmi alcune storie, alcuni miti greci e romani. Poi ha iniziato a raccontarmi anche la storia romana e questa cosa molto importante, questa passione è cresciuta sempre di più grazie anche ai Playmobil. Ai Playmobil ne ho tantissimi. Ora tolgo un attimo lo sfondo perché così almeno posso far vedere che ho preparato uno così un piccolo. Ecco, diciamo che loro sono i miei maestri. Sotto certi aspetti diciamo, insegnato tante cose. Poi, appunto, da lì ho iniziato a documentarmi. E ora sono un grandissimo appassionato di storia romana, non solo perché mi piace tutta la storia in generale, però diciamo la storia romana è un po' il fiore all'occhiello. Ecco, come hai conosciuto Stefania? Ah, Stefania è un'amica di mia mamma, si erano incontrate all'università, poi erano un po', diciamo, si erano un po' perse di vista, però ora si sono ritrovate grazie soprattutto a Facebook e io diciamo la conosco grazie a Facebook praticamente. Ecco, ti piacerebbe vedere da vicino il colle del piccolo San Bernardo, che appunto hai descritto? Assolutamente, mi piacerebbe molto vederlo perché comunque vorrei vedere tutto il Cromlech, tutta la sezione diciamo archeologica. E mi piacerebbe andarci sul Tizio d'estate, che c'è quello spettacolo un po' visivo. E in generale, anche se non ci fossero state tutte queste scoperte archeologiche lì, sarei andato lo stesso perché ho notato che è un paesaggio molto bello. Inoltre, a me piace molto la montagna. Sì, ecco, alla tuta ti distingui perché ci siamo già incontrati appunto anche su questa piattaforma qualche mese fa. Ecco, ti distingui perché invece di parlare di videogiochi o chiedere i cellulari di ultima generazione, invece gestisci un tuo blog che ne parlerà la storia. Ecco, di che cosa si tratta questo blog? Allora, l'idea di creare Ne parlerà la storia nasce nel 2021, diciamo nella seconda parte del 2021. È stato creato poi, mi ricordo ancora, mezzanotte 42 del 1º gennaio del 2022, quindi diciamo al proprio inizio anno del 2022. In pochi anni, diciamo un paio d'anni, quasi ormai sono quasi due, ho voluto portare la storia romana è, diciamo, qualcosa di diverso, perché è bello vedere la storia anche da un'altra prospettiva, perché sennò così potrebbe sembrare anche noiosa, la storia di per sé con fatti, date. Invece parlare della storia, secondo me, come io sto facendo dentro Ne parlerà la storia, con Ne parlerà la storia, in modo diverso, ci fa vedere gli antichi da un'altra prospettiva e parla appunto di storia romana e bizantina. Questo blog è soprattutto storia romana, perché appunto è la storia che mi piace di più. Devo ringraziare anche Riccardo Sciuto e Marco Mellace perché hanno collaborato con me più volte, sia per alcune grafiche, per alcune ricostruzioni 3D, specie di alcuni monumenti, e sia per alcuni articoli, alcune ricerche storiche. Quindi ho anche, diciamo, qualche collaboratore.
E in pochi anni comunque stiamo andando abbastanza bene, direi. Abbiamo ormai 700 tra follower e mi piace alla pagina, sia su Facebook che su Instagram, quindi molto bene e spero di continuare così. Ecco, come ti ha guidato Stefania in questo tuo percorso? Ma diciamo che Stefani mi ha dato, mi aveva detto il 21 giugno, comunque giù di lì, che avremmo fatto questa presentazione. Io ero un po' stupito, non pensavo, seguivo qualche presentazione di Stefania, però comunque non pensavo di poter partecipare così attivamente un giorno. E diciamo che mi ha dato molta libertà, nel senso che mi ha dato un testo in cui si riassumevano le principali questioni che io dovevo trattare. E mi ha lasciato sostanzialmente molta libertà di poter approfondire sempre di più, e in effetti, però, con una durata massima di circa 10 minuti, e così ho fatto e sono molto contento. La ringrazio perché comunque ringrazio Stefania perché comunque questo libro senza questa sua iniziativa non sarebbe stato pubblicato. Ecco, hai avuto modo di contattare l'ufficio del turismo di Latuil e ti sono appunto tornate utili le informazioni per poter poi scrivere questo fotolibro con Stefania? Sì, devo ringraziare, purtroppo non mi ricordo più come si chiami. Federica. Come? Federica Boscardin. Ecco, Federica Boscardin, la devo ringraziare molto perché mi ha dato veramente una mano preziosa quando io ho cercato di contattare l'ufficio di Atuil per cercare la questione di un anfiteatro, di un presunto anfiteatro che poi in realtà abbiamo scoperto non esisteva, però mi è stata molto utile perché mi ha inviato la sua tesi di laurea e in cui ho potuto scoprire molte cose in più grazie appunto a degli approfondimenti. Quindi in sostanza sono molto contento e ringrazio moltissimo l'ufficio di turismo di Latuil perché veramente mi sono stati molto utili per approfondire ulteriormente il tema. Ecco, oltre ad essere amante della storia romana, come hai detto, ci sono altre materie di studio che preferisci, che insomma, che prediligi? Mi piace molto la letteratura, però mi piacciono molto anche le scienze. Scienze in generale, per esempio l'astronomia. Questo è un altro motivo per cui mi piacerebbe andare lì alla Tuil, perché il Cromlech che collega un po' storia con l'astronomia. Mi piacciono molto anche tante altre materie, più che di studio, proprio materie da apprendere, da conoscere. Appunto, che spaziano dalle scienze, però se proprio bisogna parlare di scuola, devo dire, mi piace molto la letteratura, le scienze e anche la geografia, ma anche la matematica, sono un po' tutto, diciamo. Bravissimo, ecco. Hai altri hobby? Ad esempio, ti piace il calcio, Stefania? Siamo tifosissimi della Juve, ti piace il calcio o hai qualche altro hobby? Siamo in minoranza per Mario stasera, sono tutti interisti qua, mi sa. Io no, io no, io no, non sono interista. Allora, Bene. sono una persona comunque abbastanza normale, anzi, se sempre a livello di hobby, nel senso che mi dedico ai miei Playmobil perché appunto mi piacciono molto, però mi dedico anche a leggere libri, mi dedico anche a guardare dei documentari. Per esempio, consiglio molto Rui Cenet, che è uno youtuber turco che fa dei documentari molto interessanti, ma anche tanti altri divulgatori. Sì, mi piace il calcio, sì, mi piace molto lo sport, guardo ogni genere di sport. Io gioco basket da tanti anni e è il mio sport preferito, però anche il calcio mi piace molto. Io tifo Sassuolo, non tifo né Juve, né Inter, né Milan, quindi è giusto, io andrò domenica a vedere Sassuolo-Roma, quindi Bene. insomma, mi piace molto il Bene. calcio, così come mi piacciono un po' tutti gli sport. Mi dedico tanto tempo a fare questi hobby, a questi hobby, diciamo. Ecco, settembre, come ricordavamo, hai presentato il libro proprio su questa piattaforma. Ecco, ti piacerebbe presentarlo magari alla Twill con Stefania insieme, ecco, in questa location. Sì, mi piacerebbe molto. Insomma, sì, mi piacerebbe molto. Speriamo, cioè, noi lo proponiamo, poi Esatto, vediamo. sì, infatti perché volevamo farlo in estate.
Però appunto lo proponiamo, speriamo che accettino, però sì, mi piacerebbe veramente tanto, anche perché appunto sarebbe un'occasione per vedere i resti archeologici e quindi qui mi ricollego alla domanda precedente. Ecco, con Stefania mi sembra che insomma a questo punto vorrei collaborare ancora. Ecco, avete già in mente qualcosa? Avete già qualche progetto? Sì, allora penso di collaborare sicuramente ancora con Stefania in questi mesi. Diciamo che il prossimo progetto che abbiamo in mente è quello a gennaio, se non mi sbaglio, è a gennaio, vero? Sì. Se lo fanno, sì. Farò parte di diciamo, un intervento, farò un intervento in una sua nuova presentazione, però non svelo nient'altro. Ah, la presentazione dovrebbe essere già magari a dicembre, che è quella a cui adesso poi risponderò. A fine gennaio dovrebbe, però non c'è ancora nulla di ufficiale, essere circa il Carnevale di Aosta, magari Esatto, un'occasione sì, per anche vedere, quello è un'idea. scrivere un fotolibro anche su questo, perché ci sono diverse sfilate anche in ambito di storia romana, come poi ci sarà sicuramente a Pont Saint-Martin, e lì ci dobbiamo organizzare per forza. Con Aosta, Esatto. poi adesso ne parliamo poi a breve. Poi, comunque mi piacerebbe anche pubblicare un libro presto. Inteso questa volta proprio io, perché volevo fare un libro, in realtà una sorta di saggio sulla conquista della Gallia, però non è ancora detto. Ho tantissimi progetti, soprattutto con Ne parlerà la storia e anche con Stefania, però che sono culminati sia con la presentazione, sia con il libro, sia con alcuni articoli che ho scritto anche su alcune riviste online. In particolare su una rivista veterinaria ho pubblicato i miei primi articoli sugli animali nella storia, diciamo, ho fatto il cane, poi farò l'elefante, farò il gatto, quindi diciamo spazio anche qua a livello un po' storico-scientifico. Bene, ringraziamo per il momento Filippo e passiamo a Stefania. Ecco, come ha preso Grazie. dell'evento del solstizio d'estate alla tua il Sì, allora io ho preso mediante un'app sul cellulare che si chiama VDI Events e tramite l'ufficio del turismo di La Twil, che a mio parere è uno dei più efficienti tra quelli contattati finora in Valle d'Aosta. Per fortuna con l'ex collega di scienze che avevo all'ITIS Faccio, che è una cara amica ancora adesso, siamo andate alla Twil in veste di appassionate insegnanti di scienze naturali. Abbiamo avuto modo di ammirare lo spettacolo del 21 giugno e trascorrendo una serata in piacevole compagnia. Ecco, tu hai partecipato dal punto di vista fotografico a diversi progetti, no? E quindi, appunto, tra cui quello del solstizio d'estate, come te dimostra la rinomata delle località italiane, Alassio, Cervinia e Viverone. Ecco, conoscevi l'esistenza di questo cromlech? Non so, per Cervinia se si chiamerà Le Broil, non lo so, non lo sappiamo. Comunque, no, non conoscevo l'esistenza. Diciamo che con la Twil avevo avuto dei contatti per fotografare la Fête des Bergères, che sarebbe la festa dei pastori a fine agosto. Si teneva proprio lì al colle del piccolo San Bernardo, quindi avrei avuto l'opportunità di andare. Però purtroppo il Covid per ben 2 anni ha guastato la festa e tutto è stato rinviato. Ecco, durante l'evento del solstizio d'estate hai avuto modo di conoscere un docente valdostano molto distinto e noto per le sue pubblicazioni nell'ambito dell'archeoastronomia valdostana. Puoi fornirci ulteriori dettagli su questo incontro, su questa conoscenza? Si tratta del professor Guido Cossard, che è presidente dell'Associazione Ricerche e Studi di Archeoastronomia Valdostana, membro del Comitato Scientifico dell'Osservatorio Astronomico di San Bartolomé. Tra l'altro, io ero stata a San Bartolomé ancora accompagnando, quando lavoravo a Varallo, la classe che avevo. E lo scorso agosto sono stata nei pressi dell'osservatorio alla Baita Helex per fare le foto a questa azienda agricola
che è proprio lì sopra l'osservatorio. Il professor Cossardo in quella data ha tenuto una visita di guidata del Cromlech in maniera molto simpatica, sintetica ed esaustiva. Ed è stato davvero un piacere fare la sua conoscenza. Siamo rimasti in contatto tramite email e in quella giornata c'era anche un gruppo dell'Osservatorio Astronomico di Pino Torinese, quindi c'è stata una stretta collaborazione tra il Piemonte e la Valle d'Aosta. Ecco, tu avevi raccontato che il maltempo improvviso aveva rovinato questa serata. Ecco, tuttavia, che tipo di paesaggio hai potuto fotografare? Ecco, si sa che purtroppo in montagna i temporali, soprattutto in estate, sono improvvisi e sono all'ordine del giorno. Però, tuttavia, i giochi di luce sono stati davvero incredibili. Torno a ribadire che Madre Natura dona sempre qualcosa di gioioso a chi le porta rispetto e adorazione. Non pensavo di vedere così bene il Monte Bianco e le Gilles Noires de Peterei in maniera completamente speculare e simmetrica rispetto alla visione idilliaca che si nota da Antrèves, che è una frazione di Courmayeur. Vi faccio vedere, condivido lo schermo. Allora, solo un attimo che lo controllo. Allora, condividi, se riesco a condividere. Allora, dovrebbe essere questo qua, no, eccolo qui. Non so se lo vedete, comunque questo è il paesaggio di La Tuile e questo sotto è quello di Antrèves. Voilà. Ok. Ecco, queste foto che abbiamo ammirato anche durante la presentazione con Filippo a settembre e sono state pubblicate nel fotolibro sono davvero belle. Ecco, come bella resta la trattazione che hai scritto sulla struttura del Sole, sul moto di rivoluzione terrestre. Ecco, ami molto questi collegamenti interdisciplinari, come in questo caso tra scienza della Terra e la storia. Sì, esatto. Io a scuola tengo molto e i miei alunni insistono nel voler ampliare la loro cultura. A volte basta una semplice videoproiezione, a volte basta raccontare un aneddoto, una storia, una traduzione, basta poco per destare curiosità. In un liceo poi come il mio attuale, così dovrebbe sempre essere. Ecco, Cervini, avevi tenuto questa proiezione sulle stagioni della Val Tournanche accompagnata dalle musiche di Vivaldi, le famosissime quattro stagioni. Hai pensato di riproporlo anche in questa occasione? Ecco, sì, io avevo provato proprio troppo la cosa qui, non aveva avuto, avevo avuto successo lì a Cervinia Val Tournanche, qui non tanto, forse perché era stato un errore proporlo in un piccolo paese del Vercellese come Prarolo, però devo dire anche qui a Vercelli al momento non c'è stata ancora alcuna risposta per questa iniziativa. Ecco, tralasciando questo tema, la cosa che di più stupisce, a parte lo scorso anno con la Lilt, dove c'è stata la raccolta fondi con la presentazione del libro del Gran San Bernardo, non c'è ancora alcuna associazione no profit che voglia sostenere una raccolta fondi tramite una mostra fotografica oppure la presentazione di un libro. Questo mi ha lasciata piuttosto perplessa. Per associazioni, ecco, intendo sempre quelle che aiutano gli animali randagi oppure quelle che si occupano delle malattie rare. Sappiamo comunque che hai sempre tante idee e che tutti i giorni hai da proporre, quindi immagino che puoi anticipare anche qualcosa sulle eventuali iniziative future, qualcosa l'avevi già accennato con Filippo, ecco, ma diciamo iniziamo quella in ambito scolastico. Ecco, sì, come sapete tutti, o quasi, il posto di lavoro è nuovo da quest'anno, anzi, oso dire che sono riciclata, contando 5 anni da studente e poi 5 da docente presso la Grangia di Vercelli. Terrò in primavera un corso di macrofotografia nell'ambito dell'educazione ambientale, di cui sono referente, appena la Magnolia ci mostrerà tutto il suo splendore, con l'intenzione di far esporre agli alunni poi le immagini da loro scattate per creare una mostra fotografica di istituto. Con gli alunni del biennio del linguistico abbiamo già realizzato del resto una presentazione sui documenti riciclati dell'antico ospedale durante la giornata del patrimonio europeo, parlando non solo di sostanze chimiche ma anche di lingue antiche, in collaborazione con l'Archivio di Stato di Vercelli. Con la prima linguistica abbiamo in mente di fare una presentazione sul Sacro Graal tra i minerali del calice, i minerali di quell'ambiente e la letteratura francese per la Società Storica Vercellese.
A questi studenti e a quelli del liceo economico-sociale c'è una dedica particolare nel fotolibro nuovo Arte in quota, volume 2, L'Apocalisse tra i fiori, e che grazie a queste persone ho ritrovato il piacere di lavorare, di insegnare e lo stimolo a migliorarmi sempre di più. È un rapporto meraviglioso di stima e di fiducia reciproca, mentre se altrove o in altri indirizzi noi di scienze naturali a volte diciamo meno male che alcuni allievi li abbiamo solo nel biennio, dall'altro lato sappiamo che un buon numero di persone dopo la classe seconda ci mancheranno molto. Avevo del resto promesso a chi mi ha preceduta e segno del destino che ha voluto che finisse così di continuare a fare amare le scienze naturali e per me questo resta. E resta la priorità finché starò lì dentro. E poi non dimentichiamo il libro sulle tracce del barone Stoccalper. Ecco, allora una cosa alla volta, cara Stefania, ecco, partiamo proprio da questo libro, dal barone Stoccalper. Ecco, si parla della mitica Svizzera, della storia del Passo del Sempione, e novità assoluta, è scritto non solo in italiano, ma anche in tedesco e sarà presentato tra circa 2 settimane. Ecco, ci puoi anticipare qualcosa? Sì, sarà una vera e propria festa di Natale, quindi non mancate, anzi, conservate il link che vi arriverà, chiedetelo via mail, chiedetelo a Filippo, chiedete tramite WhatsApp, Facebook, vi arriverà, invitate tantissima gente perché si parlerà della storia di Napoleone, a Passo Sempione, dei minerali della zona, ma si parlerà anche di gatti, di musica folk, e attenti che canteremo anche tutti insieme in tedesco, ma con la base musicale. Naturalmente ho invitato i miei alunni del linguistico che fanno tedesco, li stresso già abbastanza in quarta, ma come una parte di scienze che faccio in tedesco per loro, la metodologia CRIL, ma noi ci divertiamo anche tanto. E in tedesco questa presentazione è in doppia lingua perché devo inviarla all'Ecomuseo di Simplondorf, dove la lingua italiana non viene parlata. La presentazione tenete a mente, annotatela, memorizzate appena vi metto la nota disciplinare il giorno 13 dicembre alle ore 21. Ecco, adesso invece ci racconti del secondo volume sul giudizio universale con un curiosissimo insomma, un titolo abbastanza curioso, ecco, L'Apocalisse tra i fiori. Sì, L'Apocalisse tra i fiori è la continuazione del primo libro di Arte in quota, Il giudizio universale, sempre tra il Piemonte e la Valle d'Aosta, e questa edizione conclude la raccolta sul giudizio universale in Piemonte e in Valle d'Aosta, partendo sempre da Riva Val d'Obbia, ma con immagini più dettagliate scattate con il teleobiettivo e tra i fiori e le foglie delicate dei rami per arrivare poi a Verrey, sopra Tornion, Fenice e Saint Vincent. Manca purtroppo la cappella di La Salle, posizionata in una strada poderale, quindi non avevamo autorizzazione a passare, e manca l'affresco della Buona Morte che non abbiamo fatto tempo purtroppo a visitare. Credo a questo punto che la presentazione di questo volume arriverà nel 2024. Ecco, in conclusione, Stefania, ecco, ci puoi parlare anche dei tuoi prossimi fotoservizi? Qualcuno è proprio imminente. Sì, allora dopodomani, quindi se nulla più capita, il 2 dicembre, meteo permettendo, qui viviamo la giornata, ci sono state fin troppe sorprese sgradevoli, ci sarà il concerto valzer della Blas Capelle con i mercatini di Natale, le luci natalizie a Gressoney la Trinité. A fine gennaio, dicevamo, vi ha accennato Filippo all'inizio della videointervista, ci sarebbe, magari viene anche Filippo con mamma e papà. Ci sarebbe il Carnevale di Aosta, adesso bisogna vedere la data precisa, in contemporanea anche la visita al Museo del Tesoro dell'Uomo, perché se vi ricordate avevo già fatto un opuscolo sulla chiesa di Perlo, che è proprio alle porte di Pont Saint-Martin, poco dopo, e dove ci sono degli oggetti che vengono anche dalla Valsesia, dal Piemonte. E poi abbiamo intenzione con Filippo di tornare a Pont Saint-Martin per il Carnevale romano e poi speriamo di riuscire ad andare alla Tuile per la prossima estate. Io sono ottimista, ci riusciremo e confidiamo, insomma. Ci riusciamo, confermo. Se magari appunto qualcuno dei presenti vuole fare qualche domanda a Filippo e a Stefania. Okay.
C'è Fiore? No. Dorme. Dorme anche la Jolie. A Birba dorme? No, è qui vicino, proprio è dietro il computer. Ah, ok. No, C'è un allora, problema. se volete contattarci, noi abbiamo. Ma Birba e Fiore e Jolie sono i consiglieri della piattaforma, i tesorieri. Vedi che miagola. Campi, se ti vuoi aggiungere anche tu. Ah, Vedi che c'è la saluta Birba. anche la birba. Eccola, ciao Birba! Bella la Birba cara. Bella. Adesso faccio vedere anch'io la Jolie che saluta tutti. Jolie saluta tutti. Eccola qui. Ciao. Allora, grazie comunque a tutti quelli che sono intervenuti, sperando che la nostra intervista sia stata gradita. Grazie Letizia. Io lascio qui in chat la mia email, così se qualcuno vuole aderire alla newsletter settimanale oppure vuole mandarmi un messaggio WhatsApp, Filippo al numero, per cui vi aggiungo la lista broadcast foto dove potete avere tutte le informazioni sui prossimi eventi, anche con quelli che faremo io e Filippo insieme. Comunque, niente, allora fermo la registrazione, ringrazio ancora tutti i partecipanti e vi auguro una buona Stefano, serata. ti volevo salutare anch'io. Sì.